Bene, Federica, manovra in arrivo, legge finanziaria, è stato ricordato prima dal ministro Giorgetti, succede tutti gli anni, sta succedendo anche adesso, assisteremo a un assalto alla diligenza fino al 30 dicembre. Io leggendo i giornali, perché è difficile parlare di legge di bilancio col ministro dell'economia seduto a fianco, però leggo dai giornali che ci sono delle legittime, e parlo anche diciamo dagli enti che rappresento, le regioni, delle legittime istanze da più parti. Però io sono anche presidente di una regione e so cosa vuol dire gestire un bilancio complessivo che deve ovviamente dare risposte su più temi. Penso che il sistema Italia debba superare dalla logica che ogni legge di bilancio debba diventare una legge elettorale, perché poi tornate elettorali ci sono ogni anno, che non riesce ad avere una visione complessiva sia dal punto di vista dei conti pubblici, ma sia anche di prospettiva di medio-lungo periodo. Noi abbiamo un limite come sistema paese e penso che prima di tutto debba mettersi in discussione la politica di cui io faccio parte, dove è stato sempre difficile cercare di costruire misure di lungo periodo e avere una prospettiva di lungo periodo, perché il risultato doveva essere imminente e vendibile subito. Questo però tipo di politica anche economica del nostro paese ha portato a una situazione dei conti pubblici molto difficili e devo dire anche a misure che troppe volte non hanno funzionato in termini di crescita del paese, che quindi potevano finanziare quel debito che si andava a creare mettendo in campo quelle misure. Quindi io spero che non sia, conoscendo il ministro Giorgetti sono convinto non sarà così, ma è un appello che faccio prima di tutto alle regioni, che non sia un assalto alla diligenza, che si chiedano sì le cose che si reputano importanti e che si reputano fondamentali, ma senza cercare di andare, come si vede spesso, ad un lamento continuo perché serve sempre di più. Servirebbe sempre di più, va benissimo. Però siamo tutti responsabili, facciamo tutti parte di un sistema e non può esserci qualcuno che chiede, qualcuno che deve dire di no. Deve esserci qualcuno anche che è in grado di fare una programmazione politica e economica del proprio ente, in grado di fare delle proposte che siano credibili, siano sostenibili e possano avere quella prospettiva di lungo periodo. Il signor No è seduto alla mia destra, ma però scusi, non le sembra che sia le regioni sia i partiti di governo non stanno dando un grande esempio? Mi sa che vanno in senso opposto, almeno a questo abbiamo assistito negli ultimi mesi. Io ho avuto la fortuna di fare 10 anni di parlamentare, assistere a qualche legge di bilancio e so cosa vuol dire magari dal singolo ai gruppi la forza delle richieste che si sviluppano. Faccio il presidente di regione, so anche, ribadisco delle volte delle legittime istanze che arrivano dalla regione, dove però secondo me non si guarda il piano complessivo e le esigenze complessive del paese. Noi facciamo parte come regioni, rappresentiamo delle regioni, ma all'interno di un sistema che è quello del sistema Italia. Noi però devo dire che oggi quello che abbiamo proposto ufficialmente come conferenza di regione è di avere una particolare attenzione sul sistema sanitario nazionale. Oggi altre proposte, che devo dire in questi anni sono aumentate le risorse, però vedevo per esempio i paragoni rispetto ad altri paesi europei e verso le nuove esigenze di salute che ci sono, nel quale oggettivamente maggiori risorse riservano. Al tempo stesso però, se facciamo questa discussione, le regioni, insieme al ministro Schillaci, per esempio, su cui stiamo facendo una riflessione, devono avere la responsabilità, e devo dire, e non soltanto gli enti istituzionali, ma il sistema sanitario in generale, di capire che le risorse devono essere spese e spese bene. È una banalità dirlo, però faccio un esempio. Tutte le prescrizioni inappropriate, degli esami inappropriati, rappresentano una spesa enorme che non migliorano il diritto alla salute del cittadino e che intasano le liste d'attesa e le risposte che lo stesso cittadino ha. Io sono uno che difende l'aumento di spesa in sanità, figuriamoci, però deve essere una spesa produttiva, che mi dà una risposta al cittadino. Io sto vedendo in questi anni, lo vedo sulla mia pelle, e parlo scevro dalla negoziazione col governo perché la mia spesa sanitaria della mia regione la pago tramite le compartecipazioni, quindi non faccio parte del Fondo Sanitario Nazionale. Ma io vedo un continuo aumento di spesa e aumento di decine di milioni di euro all'anno, ma non vedo un'altrettanto risposta migliorativa rispetto al cittadino. E quindi Più questo che rappresenta un problema. non solo non è migliorativa, ma è straordinariamente peggiorativa. Oggi la sanità rappresenta uno scandalo in questo paese. Si sta mettendo in discussione, a mio avviso, proprio la natura e l'esistenza del servizio sanitario pubblico. Faccio alcuni esempi.
i pronti soccorsi. A Milano, che è una città che dovrebbe essere all'avanguardia, che è una delle città motori dell'Europa, motori dell'economia europea, pronti soccorsi è una specie di girone infernale. Uno entra e non sa quando esce. Le liste d'attesa si sono drammaticamente allungate, la situazione è insostenibile. Sta nascendo un nuovo fenomeno, che è quello del tentativo attraverso le amicizie e il traffico di influenza, lo chiamo così, di ottenere un privilegio per bypassare la lunghezza delle liste di attesa. Tutto ciò è inaccettabile. Allora, che cosa si può fare? Io credo che ci sia da parte delle regioni intanto la necessità di spendere bene i soldi, tanti, che attualmente vengono spesi. Non sempre succede così. E poi credo che, prima che sia troppo tardi, mi corregga se sbaglio, occorre intervenire sulle liste d'attesa, se no va a finire che chi ha i soldi si cura e salva la pelle, e chi non ha i soldi invece ciccia, perché questo sta accadendo. Allora, voglio fare solo una premessa per questa domanda. Le necessità, il bisogno di salute sono radicalmente cambiati negli ultimi decenni. Noi vediamo una cronicità sempre più forte, dove però abbiamo un sistema sanitario basato molto sull'ospedale, meno sul territorio. Di più, pronti soccorsi. Molto sulla cura e quasi niente sulla prevenzione. E questo è un altro discorso ancora, e poi anche sugli stili di vita, sono d'accordissimo, ne parlavo ieri proprio col professor Vaia, che è il nuovo responsabile del Dipartimento Salute del Ministero della Salute, del Dipartimento Prevenzione del Ministero della Salute. Ma dicevo, sono cambiate perché fortunatamente l'aspettativa di vita è più grande, quindi le cronicità sono aumentate. È altrettanto vero però che oggi se voi andate a vedere chi c'è nei pronti soccorsi, i pronti soccorsi io penso che abbiano forse meno personale del necessario, certe specializzazioni, ad esempio in medicina, non si trovano più, anche avendo le risorse per prendere, non si trovano, ma anche noi abbiamo circa un 50%, io ho delle punte del 70% di codici bianchi e codici verdi. Cosa significa? Che non è che il pronto soccorso non è in grado di dare risposta alle emergenze, ma che è intasato da quello che emergenza non è. Per quello dico, serve una medicina del territorio o degli altri presidi che possano dare una risposta su quello che è un'esigenza del cittadino, Non è che il cittadino è in pronto soccorso per divertirsi, è un'esigenza del cittadino che però non può trovare risposta nell'emergenza urgenza, perché vuol dire allora sì penalizzare l'emergenza urgenza. Esattamente come le liste d'attesa, parlavo prima delle prescrizioni inappropriate, esattamente come secondo me bisogna essere scevri da un'ideologia che purtroppo ci siamo portati dentro per tanto tempo. Noi dobbiamo fare un'alleanza come sistema pubblico sanitario anche con quello privato, perché il privato convenzionato fa parte del servizio pubblico, è un servizio gratuito universalistico che non sostituisce il pubblico, sia ben chiaro il privato, ma può aiutare a supportare anche per le liste d'attesa dei servizi che vengono garantiti gratuiti e a tutti per i cittadini. Perché non stiamo parlando del privato dove uno paga la prestazione, il singolo cittadino, è un'altra cosa, perché tante volte noi abbiamo voluto anche in quello in cui potevamo avere supporto dire di no per un'impostazione ideologica. L'obiettivo del sistema sanitario nazionale non è dire lo faccio io, lo fai tu, ma la qualità del servizio sanitario che al cittadino viene erogato e le prestazioni che vengono erogate e la gratuità ovviamente del servizio stesso. Il tempo è scaduto. Ultima domanda. Autonomia differenziata. In che misura e che conseguenze potrà avere sul debito pubblico? Beh, ad oggi l'autonomia differenziata, voglio dire, viene attuata alcune competenze dove non richiedono i livelli essenziali di prestazioni, potranno essere attuate una volta la norma a costo zero per lo Stato. Altra cosa sono quando verranno attuati i livelli essenziali di prestazioni, che però sono indipendenti dall'autonomia differenziata. E questo voglio sottolineare. I livelli essenziali di prestazioni dovrebbero essere i livelli essenziali di prestazioni che un servizio erogato o dallo Stato o dalla Regione o dal Comune deve garantire quelle prestazioni e quei servizi ai cittadini. Dopo che lo ero con un altro discorso. Cosa succede? Ci andiamo in autonomia differenziata. Allora ci devono essere i LEP.
Io sostengo, i LEP ci devono essere comunque, perché sono previsti da Costituzione e devono valere per tutti i cittadini, indipendentemente se quella competenza è dello Stato, della Regione, del Comune o della Provincia. Quindi per lo Stato l'autonomia differenziata di sé non costa. Bisogna allora domandarsi, quanto costano i LEP indipendentemente dall'autonomia differenziata? Che quelle devono esserci a prescindere. L'autonomia differenziata, io sono convinto che anzi possa migliorare la spesa pubblica, facendo questo ragionamento, e lo dico da presidente di una regione autonoma. Non può esserci una lotta di potere tra Stato, Regione, Provincia e Comune, voglio fare io le cose. Ma la domanda che dobbiamo porci, chi può erogare al meglio quel servizio e magari ottimizzarlo anche dal punto di vista della spesa? E a quel punto uno dice, benissimo, la competenza ce l'hai, tu la eroghi. Io mi auguro che quindi sia scevro da ideologie il ragionamento che ci sarà anche nella negoziazione, e approvata la legge, nella negoziazione bilaterale fra le regioni. Aggiungo solo una cosa, che ci tengo a dirla. Sono stufo della novella per cui il Sud non è all'altezza dell'autonomia differenziata. Io penso che il Sud, ho conosciuto anche la Presidente della Conferenza, abbia tutte le potenzialità per chiedere competenze e dare migliori servizi ai propri cittadini. E continuare a raccontare di un Sud inadatto, di un Sud non all'altezza, di un Mezzogiorno che non ce la può fare, soprattutto magari iniziando da certe competenze, io penso che sia umiliante prima di tutto per il Mezzogiorno e sia un'opportunità persa per tutto il Paese. Perché se il Mezzogiorno non corre dietro a tutto il Paese e non lo supera, guardi, dico di più, non c'era opportunità per nessuno, e l'autonomia differenziata può essere una grande opportunità anche per il Mezzogiorno. Grazie Fedriga. Grazie mille.